Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Apsan non finisce mai di stupirci. Come al solito, questo marchio è sempre pieno di sorprese, solitamente sorprese che ci lasciano basiti perché sono scelte di solito di marketing incomprensibili. E anche stavolta, ragazzi, Apsan è arrivata con una scelta di marketing secondo me inspiegabile. Perché? Perché ha lanciato sul mercato un nuovo Apsan Zino Mini, cioè dopo lui l'Apsan Zino Mini Pro, dopo la versione diciamo più economica, l'Apsan Zino Mini SE, adesso ha lanciato sul mercato, infatti è disponibile nel loro sito ufficiale, l'Apsan Zino Mini, quindi non è né Pro né SE, è un modello che si pone a metà fra i due, però il senso di quel prodotto, ragazzi, non riesco proprio a spiegarlo. Perché? Perché il drone di per sé è identico a lui, alla versione Pro. L'unica cosa che va a cambiare dal punto di vista dalle caratteristiche hardware di quello che è il drone, dal punto di vista della fotocamera, del sensore, di tutto quello appunto che è questo gioiellino secondo me di casa Apsan, perché veramente hanno implementato di tutto in 249 grammi. L'unica differenza sta nei sensori anticollisione, quindi avremo un Apsan Zino Mini Pro senza i sensori anticollisione praticamente. Solo che non mi spiego perché uno debba scegliere di acquistare quel drone, perché la differenza di prezzo, sto parlando di prezzo di vendita nel loro sito, quindi dopo con i coupon e via dicendo è tutta un'altra storia, però il prezzo di listino nel loro sito è di 50 euro di differenza. Praticamente lui, il Pro, costa $479, il Mini non Pro costa $429. Quindi questo è una differenza di prezzo che secondo me ci può stare dal punto di vista che il drone ha una cosa in meno e costa meno, però io non spenderei 50 euro in meno per non avere i sensori anticollisione, perché secondo me questi sensori anticollisione, uno, sono utilissimi e poi funzionano davvero davvero bene. Quindi rinunciare ai sensori anticollisione su un drone che ha l'Active Track secondo me è davvero un peccato, per 50 euro non vale la pena. Quindi non mi spiego questo uscite di Apsan nel continuare a lanciare versioni di un drone che sta ancora sviluppando, perché comunque lui non è ancora completamente sviluppato, perché abbiamo un sensore da 48 megapixel che attualmente non li utilizza, doveva uscire l'aggiornamento che implementava appunto questi 48 megapixel il 20 di ottobre, cioè ieri, ma invece non è uscito. Infatti adesso la dicitura nell'applicazione Apsan è cambiata e viene dato per il 30 di ottobre, quindi continui a lanciare dei nuovi droni, o meglio continui a lanciare delle nuove versioni di droni quando non è ancora sviluppato il primo che hai lanciato, e che poi di conseguenza anche gli altri non sono completamente aggiornati, perché comunque il Mini non Pro, quello che è uscito adesso di cui stiamo parlando, anche lui ha 48 megapixel di sensore, ma è uscito adesso e attualmente non li ha neanche lui, perché non li ha questo, non li ha quello come aggiornamento. Quindi secondo me prima dovevano sviluppare tutto la aggiornamento di questo e poi, se proprio vuoi far uscire un altro drone, lo fai uscire, mentre molto più senso ha l'Apsan Zino Mini SE, perché comunque lì parliamo di un drone che costa molto meno, perché costa $319, quindi un drone molto più economico. Allora ci sta come scelta di marketing, perché dai un'altra scelta, un'altra possibilità al cliente di valutare quanto vuole spendere. Ovviamente le caratteristiche però cambiano, perché abbiamo un sensore che non è più di 1 su 1.3 pollici, ma è di 1 su 2.6 pollici, quindi un sensore più piccolo, ovviamente non ha il sensore anticollisione, non ha la memoria fissa all'interno del drone, ma ci va messa una micro SD, anche la trasmissione radio non usa l'ultima versione della loro connessione, che è il Sinclair 3.0, ma utilizza ancora la versione 2.0. anche il range è molto minore, perché viene dato in FCC a 6 km l'SE, contro a questo o il nuovo Mini, chiamiamolo nuovo, anche se fa ridere chiamarlo nuovo, comunque questo ultimo drone rilasciato da Apsan come nome, perlomeno anche lì di 10 km, perché usano l'ultima versione appunto
di questa connessione wifi di proprietà di Apsan, poi anche il bitrate, l'SE ha un bitrate di 100 megabit per secondo, qua arrivano questi due, cioè lui e il nuovo mini arrivano fino a 200, cioè capite che allora ci sta a produrre un altro drone, perché le caratteristiche rendono quel drone molto più appetibile dal punto di vista economico. Ma questa nuova versione mini, ragazzi, proprio non me la spiego, non riesco a spiegarmi il senso perché uno dovrebbe acquistare per 50 euro. È vero, sono 50 euro, magari uno fa anche la differenza, però stiamo parlando di un drone di una certa cifra, cioè che ne spendiamo 429, che ne spendiamo 479, spendiamo comunque una cifra importante, e i sensori anticollisione potrebbero salvare il drone. Quindi parliamo di 50 euro che però sono 50 euro che servono sulla sicurezza di volo, sulla sicurezza del mantenere sano il nostro drone, soprattutto, ripeto, con l'active track, o anche comunque chi magari è un po' inesperto, i sensori di collisione diventano utilissimi. Se erano 50 euro in meno per un altro motivo, magari uno poteva anche valutare, però su un discorso di sicurezza proprio non riesco a spiegarmelo. Quindi, ragazzi, non lo so. Il mio consiglio: acquistate la versione Pro e non la versione Mini, o se no acquistate la versione SE, perché comunque è un signor drone con un prezzo però davvero davvero competitivo e ovviamente molto più economico della versione Pro o anche della versione Mini di cui stiamo parlando in questo video. Quindi, ragazzi, questo era solo un breve video perché volevo comunicarvi appunto come Apsan, dal punto di vista delle strategie di mercato, è sempre la numero uno in peggio, però mai in meglio. Dal punto di vista marketing è completamente da rivedere, come anche dal punto di vista dell'assistenza, secondo me è da rivedere, perché comunque hanno fatto un bellissimo drone, secondo me, con delle cose davvero impensabili in 249 grammi, ma a livello marketing, a livello di assistenza appunto in caso di guasti e via dicendo, è completamente da rivedere, ma forse ancora di più il reparto marketing è completamente da rivedere. E poi, se pensiamo che adesso hanno fatto queste tre versioni, stanno pure uscendo con un altro drone, quello che ho parlato qualche video fa, quello che dovrebbe essere il competitor di DJI Mavic 3, veramente Apsan è un po' sempre confusionale in tutto quello che presenta. Confusionale, è veramente un casino capire cosa vuole fare, cosa non vuole fare. Ma fai un prodotto, finiscilo, poi se vuoi ne fai un'altra versione, ma non stai sviluppando ancora uno, ne fai uscire un altro, poi ne fai uscire un altro ancora, però il prezzo cambia un pochino. Pensate a tutti gli Zino, prima versione, seconda versione, versione Pro, versione Plus, dove la differenza di prezzo cambiava di pochissimo, quindi perché uno avrebbe dovuto prendere quello prima, se quello dopo costava magari 50 euro in più solo e aveva delle cose, cose che non lo so, non mi capacito io di perché Apsan insista con questa mentalità assurdissima. Magari prima o poi, come è riuscito a fare un drone di buonissimo livello come questo Zino Mini Pro, riuscirà anche ad avere una mentalità diversa dal punto di vista della vendita e del marketing dei suoi prodotti. Speriamo, perché ci vorrebbe un altro marchio completo sotto tutti gli aspetti che faccia da rivale a DJI. Quindi, ragazzi, questo era solo un video per aggiornarvi che c'è la possibilità, se volete acquistare anche lo Zino Mini, non Pro, non SE, anche se io ve lo sconsiglio, vi consiglio il Pro se potete economicamente, o l'SE se volete risparmiare. Quindi, ragazzi, se questo mio video vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre, se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità come questa. Ciao! Yeah.